Se non erro, io ora mi curo e poi dopo devo andare nella città centrale, giusto, ragazzi? Sì, sì, certo che me lo ricordo, socio. Grazie di vari follow comunque oggi, ragazzi, apprezzo tutti. Se ancora qualcuno non ha lasciato follow e vuole lasciare, ovviamente fa piacere. Devo andare dove ora pure? A Golden Road, Golden Road City, che è questa, no? Sì. E devo andare in alto, no? Se non erro. Cioè devo andare qua. Devo rientrare qua, giusto, ragazzi? Torment mi ha dato, ragazzi. Bassa, la percentuale di confondere molto bassa. E ora posso entrare, giusto? Qua. Se non erro. No, non è qua. Devo andare dalla parte opposta. No, aspetta, forse non era qua. Sì. No. Devo prima, mi sa, andare qua, no? Aspetta, perché qua sto andando a memoria, l'ho fatto solo una volta a sto punto. Devo andare tipo qua prima, no? Cioè, non prima, devo parlare qua. Ok, lui mi fa entrare. Ok. Sto provando un po' ad andare a memoria, Gianco. C'è la pioggia, no? Sì, però è bello giocare roba a cui giocano anche altri, no? Nelle live, bro, il discorso è quello. Cioè, è bello giocare alle challenge che... La Kaiz è molto bella per Twitch perché è veloce, ci giocano anche gli altri, quindi si crea una sorta di sfida tra più o meno gli streamer, no? Sostanzialmente che è quello che la rende bella, no? Cioè, se uno fa una ROM ma è l'unico a giocarla, è una rottura di cazzo abnorme, secondo me. Cioè, non la guarderei mai. Qualcosa che piace un po' a tutti, principalmente, qualcosa che portino in tanti. È bello da guardare. Anche perché poi dopo c'è più community che guarda quella cosa, chiaramente, quindi voglio dire, voi non vuoi, se fai lo streamer ci devi guardare a quelle cose. No, no, non dico non sembri bella, non ho mica detto non sembri bella, attenzione bro. Vabbè, Mastro, non puoi prendere esempi di Blur, cioè Blur è un esempio a sé. Tipicamente così, la Kaiz ha molto più views in Italia delle altre ROM Pokémon ed è anche l'unica non noioso, perché io comunque ho provato Emerald Rogue, ero stato il primo a portarla, Emerald Rogue, qua in Ita. Fa cagare, bro, cioè per me è ingiocabile, pallosissima da guardare, pallosissima da giocare. Stessa roba, lo è, stesso feedback me l'hanno detto Buddy e Poli. Poi c'è chi piace, a me fa cagare, a me piace una roba... Blur non va preso come esempio per quelle cose, perché è come dire, se tu sei uno streamer prendi come esempio è come se tu sei un calciatore prendi come esempio Messi, cioè quello lì è un caso a parte, non è quelli a cui ti devi... È chiaro che ambire, ok, è un discorso, però se vuoi prendere esempi di scelte giuste o non giuste da fare, non puoi prendere XUC, Kaisenat, Blur come esempi. Come ce ne sono anche altri, ad esempio, per dire anche Dario Moccio fa spesso sta roba, ok, ma... Ma sì, ma basta vederti quanti... Aspetta un attimo però, io devo premere qualcosa qua, no? Devo andare su, buona. Poi, onestamente, io ho provato varie ROM Pokémon, cioè... gli scorsi mesi, però mi annoio, la Kaizo mi diverte perché è veloce,
c'ha quella randomicità che lo rende più piacevole, più bello, no? La Radical Red, cazzo, a guardarla, due minuti dopo ho le palle sottoterra. E questo non è un feedback che ho solo io, è un feedback che hanno molti altri anche, cioè, che parlando anche con altri streamer, ma anche con molta gente della community, no? Cioè, mio cugino, cazzo, gioca le ROM Pokémon da 3 anni fa, la Radical Red, ok, bella da provare tutto, ma da guardare, minchia, è una palla abnorme. Poi c'è chi piace, chiaramente, ma è sicuramente una cosa molto più di nicchia che guardare la Kaizo, che è molto più da casual, for fun, eccetera. Ma infatti, Drogo, esatto, è quello il discorso. Esatto, Certified, cioè le cose così troppo di calcolo, eccetera, 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 sono sempre state. Bella, Marco, si è buggato l'alert tipo ora. Certe volte si bugga, cioè, oggi cerco di alleggerire ulteriormente il file, oh, che dire. Esatto, vedi Manfred, quello è il discorso, esattamente quello è il discorso. Ma anche io stesso, cioè, nonostante abbia provato a guardare un po' di altre robe, alla fine mi rendo conto che mi fermo lì a guardare solo la Kaiz, le altre ROM non mi metto lì a guardare uno che gioca altre ROM, che devo fare questo, devo fare quello, devo fare quell'altro, aspetta che mi fermo a pensare 2 minuti. No, cioè, mi piace la roba, cioè, è bella la roba dinamica da vedere, per me. Poi ti ripeto, per me. Sacrosanto il per me. Mi sa che qua devo tipo uscire, no, io? E poi dopo devo fare la seconda parte. Possiamo switchare un po' la song, raga. Salire ancora? Dove? Ah, qua, ok. Cioè, buonanotte. Vero, vero, che cazzo dico? Ma non devo uscire. Esatto, Manfred, esattamente quello il discorso. Harry, queste sono le cose più belle, ovviamente. Infatti mi fa piacere questo, poi te mi segui da anni, quindi dai tempi dove facevo solo Hearthstone infinite ore al giorno. Sondon, Harry, Sondon. Cazzo, lo sento tutti i giorni oltretutto, Latte. Che cazzo di uomo, Latte. Dove sono qua? Cos'è che devo fare? Oh, Lava Bloom. Ma comunque, beh, con un fracco di Pokémon devo lì al fuoco. No, io Emerald Rock ti giuro. Ti dico, dopo che lo gioco un giorno, cioè un giorno 4 ore, il giorno dopo 2 ore, basta, non ne posso più sapere per mesi. Per un mese, poi dopo magari lo rigioco, ma però è troppo palloso per me, ti giuro, che una noia mortale. Oh. Merda, sai che forse l'ho gestita male qua? Devo dargli una leppa berry da tenere? Cazzo. È l'ultimo allenatore qua dentro, ce ne sono altri dopo. Questo. Sa che è l'ultimo, no? Vabbè, solo lab, sì, però è molto bella la fase di scouting in cerca del Godmon, cioè del Pokémon buono. La Kaizo secondo me è molto bella per quello, perché c'è quella fase lì di scouting in cerca del Pokémon buono che, cazzo, sbura. Cioè, capito? Sin dalla fase iniziale, no? Magari, che ne so, trovi in un'erba un Magmortar, in un'altra erba un Blaziken, in un'altra erba un Typhlosion, 3 Pokémon fuoco. Ecco, ora posso entrarla. Però non mi ricordo se tipo... Cioè, io ora posso entrar lì, no?
andare qua e entrarci, giusto? No, aspetta, ora devo uscire. Ora devo uscire allora. E dopo rientrarci dopo qua. Buonanotte, sto andando al contrario, zio. Posso uscire e andarmi a curare ora, no? E vado dall'altra parte, tipo. Che c'è il rivale da fare. Esatto. Esatto, Ares. Questo è vero. Importante che sia così. Out of Lab è l'habitat naturale. Cazzo. Importante che sia così. Devo andare qua, no? Tipo, no, cazzo è sto, sto. Devo andare qua dentro, no? Al BF-1, tipo, devo andare. Sì, sarà il primo. Devo andare qua sotto, no? Qua non l'ho mai fatto, raga, sto pezzo. Golden Road Tunnel parte 2. Devo fare sta parte, raga, anche. Dovrò prendere gli item qua. C'è nella guida che lo devo fare, sto pezzo. Oh, PP Max, cazzo, buono. Oh, che mi dite? Dovrò prendere gli item. Ho due PP Max, sì sì, infatti ora lo so. Infatti poco fa potevo usarlo su Lavaplume, che ho fatto l'ultimo senza dare l'item. Cioè, è stato abbastanza susco. Qua come si entra, scusate? Dopo forse. Ok, dovrei uscire, mi sa, ora. C'è la Whirl Island da far più avanti. A Olivine City per sconfiggere l'allenatrice dentro al centro Pokémon, che già l'ho fatto in realtà. Sì, che là ci sono tutte le cascate. Allora, ora devo andare nella casetta, mi sa. In quale però, che non mi ricordo assolutamente, questa qua? Cioè quella in alto a sinistra? Entrare qua, tipo? No, non qua devo entrare. Qua. Qua, qua, qua. Questa è la sola seconda volta che lo faccio, sta roba. Ok? E qua c'è il rivale, ora. Ok, qua c'è la mappa. Sì. Procca dopo aver fatto la prima recluta il rivale. What? Dov'è il rivale? Non doveva arrivare. Non arrivava dopo la prima recluta? Ragazzi, com'è che funzionava? Guarda, i capelli lunghissimi. Ah, ok. Ah, mi ricordavo arrivasse subito, non so perché. L'ho fatto solo una volta per quello, probabilmente. Silverwind. Buono, ottimo l'omnibus qua, cazzo, che ci faccio stare tutto facile. Tacco, ora muoio da Mirror Coat. Dubito. Minchia, bello però l'omnibus di Silverwind, è galattico, cazzo. Abbiamo due PP Max da fare. Possiamo usarlo su Lavaplume. Volessimo. Sì, in realtà è anche un like di morire, vero? Zio, che palle sto Whiskash. Serio, brother? Ok.
Buono che abbiamo preso il buff, altrimenti questa era una palla da buttare giù. Cioè, se cominciava a fare cover ogni volta ci usavamo infiniti pp. Vediamo. Ludicolo ridicolo, chatter. No. Ah, flash fire anche lui, cazzo. Hai capito, capo. Quindi sia se Viper che Furret hanno flash fire, ricordiamocelo. È vero, hai ragione, Renga, hai ragione, sì, sì, è vero. Assolutamente da ricordare come roba. Assolutamente da ricordare. Need on you. Awa, awa. Sì, sì, ma la guida la stanno già sistemando, eh. M'han già detto che la stanno già sistemando in realtà. Awa, awa. Faccio pipi max, mi sa, su lava plume. Video killed already, all star. Che palle! Sto robo che resiste un casino. Dai, è buono, in sto caso era un po' meno di livello, con due colpi, però prima resisteva, poi faceva recover. Dai, usare un fracco di pp. Cazzo. Questo due Pokémon al 44. Cos'è stato il primo video musicale su MTV, lo sapete? My mind and in my car. Ma comunque, qua dove cazzo devo andare? Ma cos'è che devo fare io qua? Ah, questo devo fare. È vero. Era il blu da prima. Te pare che non mi... Oh mamma, brother. Sciottalo, cazzo, bravo. Chatter. Sono vari Pokémon ancora. Ready. Wow. Big Pearl. Old Gâteau. Un buon dolce. Collins. Shatters. Lo Zard. Gli puliamo un Shockwave didattico, direi. È muffita la torta, Old Gâteau. Devo ammettere che questa ci stava, dai. Oh, ragazzi, festeggia il 300 d'attacco speciale a breve, eh? Non sono random i Pokémon di questi allenatori? Sì, sì, sono random, bro, perché? Oh, madre. Cazzo, quanto resisteva Flygon. Che palle. Perché, brother, questa domanda? Se sono random o meno? Ma questo è quello che mi dà la card key. Ok. Air slash. Ah, e qua è dove ho preso gli item prima. Qua dove ho preso gli item prima. Quindi in realtà posso uscire da qua, no, ora. Giusto. Ok. Ok, 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 ok. Vola Olivine City per sconfiggere. Ok. Ora devo prendere. Devo ritornare alla Radio Tower di poco fa. Cioè, mi posso curare e poi tornare alla Radio Tower di poco fa, no? Ora.
Però posso prendere la... No, non c'è l'ascensore. Quindi devo tornare su, no? Andare qua. C'è questo. E dopo c'è il... E dopo c'è il... Archer, no? Archer, Archer. Archer, Archer, dopo c'è. In realtà qua potevo fare lava pluma. Vabbè. Ricordiamoci che abbiamo due PP Max da usare, comunque. Far questo. C'è lui. Con Ambipom. Avaplum. Again, porco dio. Burn. Il punto è che l'Avaplum mi toglie quanto chatter, eccetera, in realtà. In realtà ho fatto 3 ore di snap, Marchese. Ho startato alle 8.20 facendo 3 ore di snap, quindi... Però siamo sul pezzo, sì. Buono aver burnato, aver fatto questa read importante. No, davvero, brother. Madonna, che cazzo di cagapalle, Flygon. 86-302 attacco speciale. Eh sì, merda, Ice Beam sarebbe insano. Ok, qua c'è il robo da fare. Lui è tosto, eh. Dopo di lui c'è il robo, in realtà. Minchia. Sei sul pezzo, Luca? Siamo sempre sul pezzo. Oggi cosa mangi? Bro, non sto bene, lo sai che ho... Ho un virus con... Mi sa che mangio un panino con... pane e prosciutto cotto dopo. No, c'è anche del pollo, cazzo, però. La ragazza l'ha comprato anche. Ma perché c'era scritto che devo fare... Guarda. Poli, per cortesia, brother. È assolutamente valida, e la chat testimone se vinco la run. E come che è valida, cazzo? E come che è valida? Chat è valida o no? Ti sta carriando? Sì, lo so, è vero, è vero. Il polaio. Oggi gioca la Kaizo anche Budi. I prossimi giorni la giocheremo anche assieme. E comunque dopo ti devo scrivere una roba, Soci. Infatti ti avevo scritto un messaggio appena stacco la live. Prima del trapiran, no, no, in questo caso è valida. Cioè qua viene fatta un'eccezione, ovviamente. Io pensavo mi facesse... Oh madre, ma... Porco dio. Godo che l'ho crittato. No, brother, questo qua no. Che palle, no, se Viper. Aveva Flash Fire, non moriva, aveva Bubble Beam che levava un casino. Cazzo. Ah no, prima di meno gli levavo perché c'era meno differenza di livello. Se vai per un livello simile è mortale, ragazzi. Avaplum. Donna santa. 4 per nel culo. Nel culo, via. 87. Dai, 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 capi. Dai, capi. Vai. Ah, cazzo, qua c'era il... qua ti mandava in tricking, è vero che c'era il coso? Che ti faceva il tricking. Allora. Ok. Era a far così. Soldi con un touchdown, soldi in mano. No, segni. Il mio culo sopra una Bentley. Sto fumando. Supreme come uno skater. Non ci ho fatto caso, bro. Sono focussato sul gioco. Si parte 2 minuti. Dura 1 minuto e 50. Manco me lo ricordo. Manco me la ricordo averla messa, vecchio. Lo sai che sono fusissimo. Zio Pera. Poi volevo mettere Fiori del Male. In realtà, che non me l'ha messa anche. A mettere Fiori del Male.
Sopra una Bentley. Faccio chatter tanto, 4x. Supreme come uno skater. Ma dove devo andare pure? Ok, devo andare di uno più sotto in realtà, quindi è tipo così, così. Sono lenti sti fiori del mal. Soldi sulla mia lista delle cose da fare. Pazzesco. Beh, Sfera spacca ancora, dai, adesso. Non fa uscire chissà quante robe ultimamente, però Sfera ne sa, dai, uno dei pochi che ne sa, secondo me. Bella, Mirko. Merchiante. Minchia, ho paura. Non lascio tasse, non so perché. Non la porta, tu non far rientrare. Madre, puttana Dio. Oh mamma, capo. Faccio questo perché tanto lui. Zeus. Hey. Mi sono lavorato, non far rientrare. Bruciamo lenti sti fiori del mal. Merda, il Magmortar si spinge, cazzo, capo. Magmortar, lo sire. Oh, porco Dio. Merda, il piccione si resiste. Incazzato il piccione, brother. Lavaplume. Ma mi sembra molto simile a FireRed come difficoltà, mi sta piacendo un botto. Ti dico, inizialmente ero un po' scettico per quanto riguarda il cambio grafica, eccetera. Dopo due o tre live fatte sopra mi sono abituato. Capisco che da viewer, se è la prima volta che uno lo vede, possa sembrare strana, vi dico la verità. Però una volta che l'ho velocizzato un po' di più, messo il sole e ho fatto due o tre live per abituarmi un po' alla grafica, in realtà mi sto divertendo come se fosse FireRed, come i tempi belli di FireRed, che ora chiaramente FireRed è comunque carino, ma mi diverte meno di quanto mi divertiva ai tempi, avendoci fatto 9000 run sopra. E sapendo anche che poi la prossima pill sarà su questo, quindi un po' il discorso è quello. Ma schifo di nonna Gen Scarlatto e Violetto e Triple. No, non ho visto ancora per bene. No, devo fare il rivale, raga. Bolbit Chatter. A Volbeat che resiste. Ma poi che robbery è questa, brother? Madre, la pioggia qua. Cioè, ma che cazzo? Faccio comunque Lavaplume. No, brother. Ma guarda te che roba. Che palle, Cribbio. Cos'è che ha fatto? Digipunch. Ma come ha fatto a resistere al secondo? L'avevo crittato al primo? Oh, porco Dio. Ok.
Bidrill era più veloce di me, sì, sì, sì. Ho fatto una mossa che aveva second priority, che in quel caso rimane second la priority. Non è, ma non uso quella dell'avvelenamento. Vabbè, ma la Citrus, cioè, se ti recupera quei pp, ti servono quei pp, eh? Non è che, cioè, capito, sì, che serve. No, non ho altre berry buone, mi sa. Posso dargli una pasce per gli attacchi acqua? Devo andare a pisciare, sì, ho detto appena faccio le bet sul primo della Lega vado a pisciare. No, gli lascerei la Citrus. Vai, si va.